Breve spiegazione teologica di Benedetto XVI al Vangelo di martedì 18 gennaio 2022, l'autentico riposo del sabato. Oggi riflettiamo sul vero senso del riposo sabbatico. Il sabato è simbolo dell'alleanza d'amore tra Dio e l'uomo. La creazione viene pensata precisamente come uno spazio per l'alleanza, quale luogo di incontro fra Dio e l'uomo, come un luogo per l'adorazione. Il culto autentico, la vera offerta a Dio, non può essere la distruzione di un qualcosa, sacrificare un animale, per esempio, ma l'unione dell'uomo e della creazione con Dio. L'appartenenza a Dio non ha nulla a che vedere con la distruzione o con il non essere, però sì con un certo modo di essere, un rispondere a Dio. Il riposo del sabato pretende la partecipazione nel riposo e nella pace di Dio. Celebrare il sabato significa tornare alle origini, pulire ogni contaminazione prodotta dalle nostre opere. Ma quando l'uomo rifiuta l'ozio per Dio, cioè per l'adorazione, allora entra nella schiavitù del negozio. Signore, fa che io non anteponga nulla al tuo servizio.